Stefano Bessoni, regista e illustratore, due facce della stessa medaglia che si concretizzano in ognuno dei tuoi lungometraggi e che vengono esplicate in una frase particolare pronunciata dal personaggio principale del tuo ultimo film, Crocodile. La frase in questione è: i registi si dividono tra quelli che sanno disegnare e quelli che non sanno disegnare. Perché per un filmmaker dovrebbe essere così importante sapersi rapportare con le immagini disegnate? Allora, con una dichiarazione del genere forse rischio di passare per una sorta di razzista cinematografico, però sono sinceramente abbastanza convinto di questa cosa e a dimostrazione di questo credo che registi, non so, come Tim Burton, come Terry Gilliam, come Peter Greenaway, dimostrano che la differenza dell'approccio visivo è esattamente importante. Sono interessata ad un tipo di cinema che è principalmente visivo, quindi l'immagine, la costruzione dell'immagine, il riferimento proprio al mondo dell'illustrazione, della pittura e delle altre forme di arti visive per me è fondamentale. E tutti i registi che hanno influito sul mio lavoro sono sicuramente registi che hanno a che fare col mondo delle immagini e sono anche loro dei creatori di immagini, non solamente su pellicola o su digitale. Quindi credo che il fatto di saper disegnare per un regista sia un qualcosa di estremamente importante e sicuramente diventa anche una sorta di marcia in più. Naturalmente io disegno e quindi mi metto in questa schiera di registi, rischio di passare forse come presuntuoso, però ripeto, il cinema che mi interessa, il cinema che cerco è esattamente questo. Cominciamo dal tuo primo lungometraggio. Come arrivi a girare frammenti di scienze inesatte? Allora, il percorso è stato abbastanza lungo, duro e travagliato. E tra l'altro considero Frammenti di Scienze Inesatte il mio primo lungometraggio vero, cioè quello con una storia a soggetto, un tipo di film che si può avvicinare più all'idea di un film normale. In realtà non è il primo lungometraggio perché ne ho realizzati altri nel corso degli anni 90, come poteva essere Pinocchio Apocrifo o Grimm, il Teatro della Crudeltà, Tulp, Totentanz. Tuttavia erano film abbastanza sperimentali che sconfinavano più in una forma di videoteatro, con riferimenti ad altre forme visive, quindi diciamo che considero Frammenti di Scienze Inesatte il mio primo lungometraggio ufficiale. Ci arrivo a forza di sforzi, un po' per inerzia, dopo tanti anni di sperimentazione nell'ambito delle arti visive, della videoarte, del videoteatro, per tutta la durata degli anni 90 e l'inizio praticamente del nuovo decennio, ho lavorato su molti cortometraggi, lungometraggi. E poi alla fine, portando avanti diversi progetti, ho sentito a un certo punto la necessità di mettere insieme un po' di idee e di fare un primo lungometraggio, anche se ancora non avevo trovato una produzione. E così è nato Frammenti di Scienze Inesatte. Frammenti di scienze inesatte che comunque, pur essendo il tuo primo, diciamo, lungometraggio che riconosci come tra i più importanti, contiene al suo interno già molti rimandi a quelli che saranno poi Imago Mortis e Crocodile, sul ritorno continuo dello studio della morte e dei cadaveri, con queste ambientazioni e questi rimandi alle atmosfere gotiche e i continui accenni alle scienze mediche e alchemiche. Nel tuo stesso film, sempre in Frammenti di Scienze Inesatte, uno dei tuoi personaggi, sempre citando una delle tue frasi, dice: "Le ossessioni sono dentro di noi, sono la forza che ci tiene in vita, prima o poi affiorano." Quelle che ritroviamo nei tuoi film, in tutte e tre Imago Mortis, Frammenti di Scienze Inesatte e Crocodile, sono le tue ossessioni? Assolutamente sì, sono tutte le mie ossessioni e devo dire che in aggiunta a quelle il cinema stesso è un'altra delle mie ossessioni. Tra l'altro, a mio avviso, il cinema è un'ossessione e molti l'hanno definita un'ossessione, anche una magnifica ossessione, il mezzo cinematografico, quindi probabilmente non sono il solo a pensarla in questa maniera. Il cinema credo che sia una scelta di vita, è una sorta di ossessione, cioè non si decide di fare cinema perché si sceglie di fare il mestiere di regista, si fa cinema perché si crede in qualcosa e si insegue una forma di espressione che sconfina appunto in un'ossessione. Tutte le altre tematiche sono mie ossessioni personali, fanno parte della mia vita di tutti i giorni e credo che sia una cosa normale. E poi c'è da dire che io non sono interessato al singolo film, a quello che faccio nel film che sto facendo in un dato momento. Sono interessato alla costruzione globale di una poetica espressiva, di un mondo poetico ed espressivo che deve essere il mio mondo. Il mio punto di riferimento sono registi come appunto Peter Greenaway, Wim Wenders, Werner Herzog, che
che comunque presi nel loro insieme rappresentano un mondo espressivo globale, per cui il film a sé è importante perché rappresenta una sfaccettatura di quella forma espressiva, rappresenta una parte di quell'ossessione, ma naturalmente fanno riferimento ad una forma espressiva globale, ad un cinema globale. Poi il mio mondo, il mio modo di essere è estremamente macabro, estremamente mortifero, sono attratto dalle cose morte, ho un'ossessione io stesso nei confronti della morte, una paura fottuta della morte, quindi tutto questo si riversa incredibilmente in quello che faccio. Basti pensare che tutti i bambini, quando sono bambini, per citare Wenders, vogliono fare gli astronauti, gli archeologi o cose di questo genere. Io in realtà quando ero piccolo sognavo di diventare un becchino. Poi non ci sono riuscito e quello che ho fatto sono diventato un regista, cioè ho fatto cinema. Restando su quelli che sono i registi che hanno ispirato i tuoi film, all'interno sempre delle tue pellicole troviamo dei chiari rimandi che possono essere sia Greenaway che Wenders, ma anche dei rimandi extra cinematografici, ma, a livello visivo. A mio parere, però, c'è molto, nei tuoi film in comune con, il genere del gotico italiano. Tu ti senti legato a questo filone? Allora, non ti vorrei deludere e non vorrei deludere i fan di questo genere, ma probabilmente vengo accomunato ai maestri del genere italiano per una sorta forse di percorso comune. Diciamo che io personalmente non li conosco neanche tanto bene. Sono tutti film che comunque ho visto, con i quali sono cresciuto e quindi sicuramente hanno lasciato in me un'impronta che in maniera inconscia sono rimasti all'interno del mio temperamento, perché comunque quando ero piccolo e guardavo la televisione, i film con i quali venivo educato e venivo bombardato erano sicuramente quelli di Mario Bava, di Fulci e tantissimi altri film. Poi, per non parlare solamente di quelli italiani, per esempio, era un periodo in cui venivano trasmessi a ruota libera tutti i film della Hammer e tutti gli altri film di genere che comunque sicuramente mi hanno influenzato. Tuttavia non mi sono mai profondamente interessato a questa forma di cinema, anche se mi è rimasta attaccata addosso, ma ho sempre ricercato una forma autoriale all'interno del cinema di genere. Ed è incredibile perché proprio per esempio attraverso manifestazioni come il Fanta Festival, dove siamo ora, di cui sono veramente onorato di farne parte, ho conosciuto autori che non mi immaginavo neanche esistessero, che invece mi hanno aperto veramente degli spazi che non immaginavo, ad esempio attraverso le proiezioni del Fanta Festival, quando erano ancora nel complesso Capranica, Capranichetta, ho conosciuto autori come Jens Wankenmeyer, i fratelli Quay, e quindi autori totalmente visionari, totalmente fantastici, che però erano comunque autori, cioè non facevano parte di una scena di genere. Quindi diciamo che io cerco di fare un cinema che erroneamente può essere definito cinema di genere. Ma quello che mi interessa è veramente ancora, e ribadisco, la costruzione di un mondo poetico e una costruzione di un mondo espressivo a tutto tondo, che sicuramente non affonda le radici solamente nel cinema, ma affonda le radici in tutte le arti espressive. Quindi sono interessato a tantissimi autori della letteratura, tantissimi illustratori, pittori, musicisti, autori di teatro, da tutta la cultura che mi influenza dei paesi dell'est, soprattutto la Repubblica Ceca, la Polonia, pensiamo al teatro di Tadeusz Kantor, gli scritti di Bruno Schulz, la grafica di Dusan Kallai o di Rolando Por, per cui sarebbe un discorso lunghissimo. Quindi è una forma di riferimento totalmente ampia rispetto a quella che può essere quella del cinema di genere. Poi, necessariamente, soprattutto in quest'ultimo periodo, per far sì che il mio cinema si avvicinasse anche a una forma commerciale, naturalmente mi sono lasciato piacevolmente contaminare anche da alcuni registi di genere, che non sono però probabilmente quelli che si può pensare e a quelli ai quali sono generalmente accomunato. Mi accomunano spessissimo, per esempio, a Dario Argento, a Lamberto Bava. Credo di non aver nulla a che fare con loro, cioè sono più vicino comunque ad altri autori che ho nominato fino a questo momento. Il fatto che tu venga spesso nominato fra i registi della rinascita dell'horror, comunque del genere italiano, questa cosa era stata molto pompata durante l'uscita di Imago Mortis, che però è l'unico dei tuoi tre lungometraggi che verranno proiettati durante il Fanta Festival che abita diciamo, nell'ambiente dell'horror. Tutti gli altri non sono. Pur navigando vicino il cinema di genere per molti aspetti, non possono essere definiti dei film di genere horror, sicuramente.
Assolutamente no, ripeto, il mio è un mondo molto macabro, molto mortifero, dove la presenza della morte è incombente, ma forse è un film, è un tipo di cinema più decadente, più macabro, piuttosto che orrorifico. Mi avvicino più agli studi sul perturbante di Freud, piuttosto che al cinema horror contemporaneo. È chiaro che quando si entra in un contesto commerciale necessariamente si viene etichettati e si vende un qualcosa poi esattamente per quello che non è. E quindi vengo definito horror, ma assolutamente non mi sento un regista horror e non voglio in un immediato futuro fare dei film horror, cioè ci tengo a fare comunque un cinema che può essere macabro, gotico, orrorifico, ci tengo a sottolineare orrorifico, ma non horror, assolutamente no. Ritorniamo a frammenti di scienze inesatte. Allora, questo tuo primo lungometraggio è molto simile al terzo, a Crocodile. Parlo della divisione in capitoli, della caratterizzazione di alcuni personaggi che riportano delle caratteristiche simili e del tema stesso dell'ossessione. Come mai questi temi sono ritornati sia nel primo che nel terzo di questi lungometraggi che presentiamo al Fantafestival? Principalmente perché appartengono al mio mondo espressivo personale e poi perché dopo i Mago Mortis avevo la necessità da indipendente di fare un po' il punto su me stesso, sulla mia situazione, sulle mie tematiche e quindi non essendo rimasto perfettamente soddisfatto, soprattutto dal punto di vista tecnico, di quello che poteva essere frammenti di scienze inesatte, ho sentito la necessità di riprendere determinate tematiche e di svilupparle anche alla luce dell'esperienza di un film mainstream come poteva essere I Mago Mortis. Quindi sì, hai ragione, sono due film speculari, molto simili tra loro, ma anche completamente diversi, perché a distanza di anni naturalmente si cambia e credo che queste differenze vengano avvertite guardando soprattutto a distanza di poco tempo i due film contemporaneamente. Invece, capitolo a parte, è proprio Imago Mortis, che per te, mi dicevi qualche giorno fa, è stato più che altro un travaglio produttivo. Ce ne vuoi parlare? Ma io direi che non è più il caso di parlare del travaglio produttivo di Mago Mortis, perché sennò poi sembra anche una scusa per un film che non è perfettamente riuscito. I Mago Mortis è un film in cui sono estremamente legato, mi rappresenta, non dico appieno, ma soprattutto dal punto di vista visivo del mondo che ho creato, mi rappresenta perfettamente. È un film che per travagli produttivi, per problemi che non stiamo qui a sottolineare, ha avuto una sceneggiatura che è stata a dir poco massacrata, per cui ne risente in quel senso. Se probabilmente il film, anche dal punto di vista drammaturgico, avesse avuto i giusti approfondimenti, le giuste puntualizzazioni su determinate tematiche e mi avessero lasciato lavorare un po' più d'autore e meno da mero commerciante, probabilmente il film sarebbe stato più riuscito. Non era un film, a mio avviso, che doveva rappresentare la rinascita del genere horror in Italia, perché in questo i fan di quel genere sono rimasti delusi proprio perché si sono trovati di fronte ad un prodotto un po' ibrido, un po' particolare, oltretutto con dei piccoli difetti legati alla sceneggiatura e quindi in questo diciamo che non è stato perfettamente riuscito. È stata comunque un'avventura fondamentale che mi ha permesso di capire anche determinati meccanismi e sicuramente sarà preziosa per il futuro. Quindi diciamo che chi guarderà i Mago Mortis deve riconoscere in me tutte quelle parti che veramente sono personali. Quindi, guardandolo a posteriori, comunque pensi che Imago Mortis abbia portato più cambiamenti positivi o più cambiamenti negativi verso il Bessoni regista? No, assolutamente, assolutamente positivi. È un'esperienza che naturalmente mi ha traumatizzato da un certo punto di vista, mi ha lasciato anche tanti aspetti positivi, anche dei bellissimi ricordi, mi ha permesso anche di fare dei punti precisi su quella che è la tecnica cinematografica, su come gestire proprio un film, per cui è un'esperienza fondamentale e probabilmente quando arriverò a fare il prossimo film importante con diversi milioni di euro, sicuramente riuscirà molto meglio anche grazie all'esperienza di Mago Mortis, quindi assolutamente non torno indietro sui miei passi, cioè lo riconosco come un mio film con dei piccoli difetti.